Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. E spesso quando parliamo di diete, di corretta alimentazione in generale, ci riferiamo sempre a quali alimenti prediligere, facciamo attenzione alle calorie, alle proprietà, ai micronutrienti, però si bada poco in effetti a un aspetto che invece è molto correlato con l'alimentazione in generale, anche con le diete, che è quello della cottura degli alimenti e quindi delle tecniche che andiamo ad utilizzare per cuocere i cibi. Ovviamente esistono tantissimi metodi diversi di cottura degli alimenti. La cottura ovviamente è il passaggio di calore da una fonte energetica da un alimento che quindi ne permette la cottura e si differenzia per la temperatura di cottura, per i tempi di cottura, per la strumentazione utilizzata, per le finalità di cottura e ovviamente un alimento quando lo andiamo a cuocere subisce delle variazioni chimico-fisiche che si traducono anche in alterazioni organolettiche e nutrizionali. Quindi in effetti la cottura presenta sia dei vantaggi che degli svantaggi. Tra i vantaggi troviamo sicuramente il rendere dei cibi non commestibili, crudi, renderli commestibili attraverso invece la cottura. La cottura che rende anche gli alimenti più facilmente digeribili, anche più masticabili, dà un gusto, un sapore, un colore diverso. La cottura inoltre rende anche l'alimento, i cibi più sicuri da un punto di vista microbiologico e blocca anche tutta una serie di sostanze che impediscono l'assimilazione di micronutrienti da parte dell'organismo. Però, come abbiamo detto, presenta anche degli svantaggi. Quali sono? Molto spesso, soprattutto con determinati metodi di cottura, si ha la dispersione, la perdita di micronutrienti, quali sali minerali e vitamine. E inoltre, se un alimento non viene cotto in maniera adeguata, non è ovviamente un alimento sicuro da un punto di vista microbiologico. Quindi, in questo nostro appuntamento andremo a vedere quali sono i pro e i contro dei diversi metodi di cottura, tra quelli più frequentemente utilizzati nella cucina di tutti i giorni. Partiamo sicuramente con la bollitura. Permette di cuocere un alimento immergendolo in acqua o in un brodo alla temperatura all'incirca di 100 gradi. Ovviamente se utilizziamo invece delle pentole a pressione, diciamo, i tempi di cottura si riducono. Questa bollitura che diciamo, prevede anche diciamo, diversi aspetti come l'affogatura, la sbollentatura, la lessatura, ma in generale possiamo dire che la bollitura è comunque un metodo di cottura che va bene per i farinacei, per i legumi, carne, pesce, mentre per le verdure può comportare una perdita di sali minerali e vitamine, per cui si consiglia spesso di inserire le verdure all'interno dell'acqua o del brodo quando il liquido è già bollente e in pezzature più piccole. E proprio per quanto riguarda le verdure, possiamo dire che un metodo migliore rispetto alla bollitura è sicuramente quello della cottura al vapore. La cottura al vapore, ovviamente, la si ottiene mettendo a contatto l'alimento con il vapore senza immergerlo nell'acqua. È una cottura che avviene nelle classiche vaporiere oppure in dei cestelli col fondo forato. E la cottura al vapore, ma in generale possiamo dire anche la bollitura, sono delle metodiche di cottura che vengono spesso indicate all'interno delle diete. Per quanto riguarda la cottura a vapore nello specifico, possiamo dire che forse probabilmente è uno dei metodi di cottura migliori perché permette di conservare quelli che sono i micronutrienti, quindi sali minerali, vitamine, ma anche la consistenza, il gusto dei cibi. Quindi è sicuramente, soprattutto per le verdure, ripetiamo, un ottimo metodo di cottura. Abbiamo anche la cottura al forno. La cottura al forno è quella che si ottiene nel classico forno di casa con una temperatura che può andare dai 140 ai 240 gradi e sfrutta il calore secco.
ci permette anche di ridurre un po' l'utilizzo dei grassi da condimento grazie alla classica carta da forno ed inoltre ci permette anche di preparare ricette diverse tra di loro, per esempio al cartoccio, al sale. E la particolarità della cottura al forno è che crea una crosta sugli alimenti che impedisce la fuoriuscita dei liquidi e quindi permette di conservare il gusto e la consistenza, la tenerezza dell'alimento che stiamo cuocendo. Abbiamo poi la frittura, che sicuramente dà un gusto inconfondibile agli alimenti ed è tra quelli tra i preferiti, però è un tipo di cottura su cui dobbiamo fare attenzione. Ovviamente la cottura tramite la frittura avviene immergendo, diciamo, l'alimento in un olio vegetale che non è arrivato al punto di fumo oppure in un grasso animale. È importante non riutilizzare l'olio già cotto e l'olio ideale per la frittura possiamo dire che è sicuramente l'olio extravergine d'oliva, ma anche l'olio di arachidi. La temperatura adatta è tra i 170 e i 180 gradi. In modo importante anche è inserire l'alimento direttamente nell'olio bollente in modo da creare una crosta esterna che impedisce all'alimento di assorbire ulteriore olio. È comunque un metodo di cottura che non possiamo utilizzare spesso e presenta anche il rischio di formazione di determinate sostanze pericolose per l'organismo e quindi è un qualcosa che dobbiamo fare una tantum. Un altro metodo di cottura che dà anche molto gusto, sapore agli alimenti è sicuramente la cottura alla piastra o alla brace. Anche qui dobbiamo fare attenzione alla formazione di sostanze potenzialmente pericolose per l'organismo, anche cancerogene, laddove l'alimento troppo cotto ha delle parti completamente annerite e carbonizzate. Queste parti di questo alimento devono essere eliminate, quindi non consumate, così come dobbiamo anche pulire bene la griglia dopo averla utilizzata. È importante che l'alimento assuma appunto una colorazione più bruna, ma non deve arrivare mai ad annerire. Inoltre, è bene non salare gli alimenti prima di cuocerli con questa metodica per evitare che la fuoriuscita di liquidi porta con sé via anche, diciamo, il gusto e il sapore degli alimenti. E infine l'ultimo metodo di cottura che vogliamo vedere è quello del microonde, che sempre più spesso utilizziamo a casa non solo per cuocere ma anche per scongelare e riscaldare. È un metodo di cottura in cui, diciamo, la cottura viene dall'interno verso l'esterno per la movimentazione delle molecole di acqua. Metodo di cottura che preserva abbastanza i micronutrienti, ci permette di non utilizzare moltissimo condimento. L'unico svantaggio è che non ci permette di cuocere degli alimenti di grande pezzatura, ma è sicuramente molto più comodo anche perché riduce di molto i tempi di cottura in maniera generale rispetto ad altri metodi di cottura. Bene, abbiamo fatto questa carrellata sui principali metodi di cottura. Per chiudere possiamo dire che in effetti, se riusciamo ad alternare nella nostra cucina di tutti i giorni alimenti consumati crudi e alimenti cotti con i diversi metodi di cottura, ci assicuriamo di assumere tutto ciò di cui abbiamo bisogno a livello nutrizionale. Ed è importante, diciamo, per ogni alimento associarci il suo metodo di cottura giusto. Bene, io vi rimando all'articolo che troverete sui siti e sul social di Cilento Channel, anche sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it se volete fare domande o proporre argomenti da trattare nella nostra rubrica, che torna come sempre la prossima settimana, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!